Salve a tutti signore e signori, signore e signori, e benvenuti al walkthrough veterano di Modern Warfare 2. Missione Esodo, parte 1. Cutscene. Someone turn off that damn TV. My task force is out of the country. I'm commandeering your unit, Sergeant Foley. Yes, sir. All yours, sir. I've requisitioned a striker from the 8th Armored. Honey Badger's a mean bitch, sir. She'll walk you in. The Russians are burning through our defenses and our intel. Can't let them take this corner. Just point it out on the map, sir. They won't hit you. E mentre Brigius incolla cose sul sulla cose. Mia scrivania. Cose torniamo. Su cose. Torniamo. Esodo. Si chiama Scaracca. Un nuovo fucile. Un nuovo fucile. È una buona arma, una buona potenza. Anche poco rinculo. Però l'unica pecca è che il caricatore è di 20 colpi, non di 30. Hai capito? Vabbè. Però. Cioè, come quando vai a comprare le sigarette, non so, il pacco piccolo, capito? Quando vieni fuori di ove? Sì. E quando... Comunque, una cosa un attimo. Sì, okay. E l'ho ripreso. Fagli spiegare, a Rudin il concetto, dai. Qua verrete supportati da un mezzo corazzato che ha una torretta a puntamento laser. Quindi premete il pulsante adibito nella tastiera o nel controller, che sarebbe o destra o sinistra sul controller Xbox o 3 sul computer. Per appunto attivare il puntatore laser. Tasterino digitale sempre a sinistra, no? Sì. Ok. Quindi il D-pad. D-pad. Io. E quindi puntate, mirate, sparate verso praticamente verso il punto. E verso quella direzione il mezzo corazzato apporterà con del fuoco di soppressione e vi aiuterà appunto per ad andare avanti. Un applauso. Bravo. Bravissimo. Se vuoi lo ripeto in HD. In HD. In Hi-Fi. Dolby Surround 7.1. Super. Intanto il nostro ordine è stato ittato. Questi temi sto cercando di cecchinare con un MP con una mitraglietta. Fabrizio, io ti dico che il termine ittato si può usare anche in informatica nell'esame che stiamo preparando io a Rudy. No, non entro nei dettagli. Giusto per dirti che anch'io uso termini. Spara un cadavere. Comunque non so se è stato ancora detto, però volevo dare la notizia ai nostri, come si dice, internet ascoltatori. I nostri ascoltatori. Ti stai per sposare? No, si è uscito ufficialmente la mod di Call of Duty 4 su Star Wars, intitolata Galactic Warfare. Tanto tempo fa, in una galassia lontana. Basta. Lo so. Perché mi guardi male? C'era Fabrizio? Gente che usava il lanciapatate. Devo fare cabaret. Un po' di cabaret. Questo è un po' di stupido cabaret. Mutati. Ah, vedete. Ecco, anche questo. Ti ricordi Wolverine? Sì, aveva era. Come sfondo un McDonald's. Infatti, ho avuto una specie di déjà vu quando qua invece, stato. Qua invece, Esodo ha come sfondo una suburbia americana. Non è anche questa una critica veemente al consumismo, al capitalismo? Ma io seguirei di più il gioco. Fabrizio, stiamo facendo. Non spegnerci. No, bisogna mutare Gianluca. Per favore, Fabrizio. Brig. Ma dove è la macchina? Per fortuna che soltanto per due soltanto per due missioni. Non accavallatevi! Ok. Là sono morto. Ma non si vede. Questo è bello. Farò come in Parlamento, metterò una lucina che si accende quando parte il microfono e poi dopo tipo 30 secondi si stacca, così. Che salutiamo, non ci accavalliamo. Assomiglia un po' a Fini, in effetti. A vederti. Mancano soltanto gli occhialini. Basta politica, ragazzi. Il gioco non è il gioco. Non facciamo politica. Adesso. Ah, fra poco, forse magari vi faccio vedere la mia moto. O forse no. La moto, qual è? Una Harley Davidson dell'80. No, era una Honda. O una Kawasaki. Un Honda Civic.
Quella è un'auto. Quella è un'auto. Vabbè, per 2 ruote in più, figli miei, mamma mia, che siete puntigliosi. No, ma ti metti, su 2 ruote sull'Honda Civic. Che vedi? Se ti ferma la polizia, vaglielo a spiegare che non che volevi la moto per ti fai scappa e te ne vai. Che io so perché tu hai detto Honda Civic. Perché ieri ti sei rivisto Pulp Fiction. L'auto bianca in cui si incidenta Bruce Willis. Mica, lo sappiamo. Mica un'auto qualsiasi. Bravo, Rudin. Comunque. Esodo, quindi. Se ti ricordi qualche verso dell'Esodo biblico? No, non mi. Fabrizio, ti ricordi qualche verso? E intanto, come alla radio, diciamo che sono le 18.05. Anzi, anche a Monferrato, in provincia di non so dove, sono le 18.05. A me. Taradatata. Fabrizio, mutati. Automutati. Ah, e oggi è 26, quindi facciamo degli auguri passati ai nostri ascoltatori. Ah, sì, auguri di buon Natale. Buon Santo Natale. Stefano, già che ci siamo, perché comunque facciamo gli auguri lo stesso perché siamo buoni. Buona domenica, perché domani è domenica. E soprattutto anticipiamo il Capodanno, perché casomai non riusciamo a registrare per quella data, no? Ma poi se ci riusciamo, può essere no. Noi quindi siamo Ok, Rudy, a questo punto, no, vorrei chiedere ai nostri ascoltatori cosa hanno avuto per Natale. Hanno avuto un grasso Natale? Soldi e regali a Bizzeff, oppure votate nel mega sondaggione che in realtà non c'è, ma votate comunque perché ci piace e aiuta anche i nostri video. Sì, scherzi a parte, fate attenzione sempre in questa parte perché come vedete c'è poca copertura, c'è poco segnale, ogni cellulare non prende. Da Luca. C'è poca copertura anche in quel senso, il badger non sempre prende il segnale. Vedi. Quindi. E poi non abbiamo più il computerino, ti ricordi? Vero, non ce l'abbiamo più. Spettacolo. Quindi niente Sky. Niente Sky, craccato. Quindi se avete bisogno di munizioni, queste casse vi riforniranno di granate, munizioni, eccetera, eccetera. E attenzione, perché in questo posto di blocco c'è anche una torretta mobile. Ah, pensavo ci fosse un trans che arriva alle spalle. Da Luca? C'è anche quello. Davvero? Wow! Sì. E verrà doppiato. Nella Director Scat ci sta. E nella versione italiana è doppiato da Fabrizio. Wow! Ma anche no. Uè, grande. Non ti faccio. Potrei iniziare a dire cose brutte su Rudy. Perché non sono, no? 192, 168, 1, 7. No. 1, 8. Me lo dico. 1, 6. 6. Me lo dico. Punto. No, non lo dire. Anche se lo dici, lo puoi mutare, no? Puoi mettere il P dopo, no? Sì, ti posso bippare dopo. Quindi. Però dovrebbe far figo. No, perché poi mi devo sbattere per inserire il bip e non mi va. E quindi non lo metterai. Troppo sbattimento. O dice quello di mai dire. Oh mio Dio. I dari no, sono bannati. Non erano i dari. Era Mirko di Medine Martedì che faceva il ragazzo Rockstar. Il figlio di papà che vuole fare il papà. Ma questa è la storia di quelli. Come si chiama quel gruppo? The Finley. È vero. È la storia dei Finley. La storia dei Finley. Quattro figli di papà. Anche loro figli di papà. E anche loro di Milano? No. Ragazzi, adesso. Però adesso non potrei dire, ma siamo quasi in dirittura d'arrivo. No, c'è ancora un po' di Fabrizio. Lascia fare il mio occhio tecnico, Fabrizio. Ecco perché non lasciamo mai Brighi in regia. Ecco. Non è vero, ma. Guarda come scorre lento, c'è ancora un po' di tempo, Fabrizio. Non me ne ero accorto, ma infatti non ho detto che abbiamo Va bene, ok, dai, ti vogliamo bene lo stesso. Fabrizio, hai fatto un fail. Quello era un fail. Fail, big fail. Dai, Rudin, dai, che ci stiamo perdendo in chiacchiere. Qualche altro commento tecnico, sennò qua. Posso dare soltanto che la torretta può essere disattivata con le granate flash, quindi enjoy. Quindi dateci dentro. Enjoy Coca-Cola. E quando avete superato il blocco, partirà un checkpoint e partirà la seconda parte della missione, che è un po' più difficile nell'inserimento. Però comunque, ma ci sarà il prossimo video ad aiutarvi. Quindi, signore e signori, a dopo. Al prossimo video, ciao ragazzi. C'è ancora tempo, ragazzi. Ciao! E tu perché non hai continuato?